Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Apriamo con i motori, con il campionato italiano rally. Dunque Paolo Andreucci ha vinto la prima tappa del 35esimo Rally Due Valli, ottava ed ultima prova del CIR 2017. Il campione garfagnino, al termine di una bellissima prova, preceduto di 2 secondi e 9 l'ottimo Luca Rossetti, di 41 secondi un deludente Umberto Scandola su Skoda e di 1 minuto e 04 uno sfortunato Campedelli su Ford Fiesta, attardato da una foratura. Da segnalare tra i piloti lucchesi il ritiro di Luca Panzani, che si stava comportando molto bene dopo 4 prove speciali. Chiaro che con gli 11,25 punti, il coefficiente era di 1,5 incamerati oggi nella prima giornata, il 9 volte campione italiano è davvero più vicino alla conquista dello storico 10° titolo tricolore. Domani gli basteranno 5 punti, ovvero un quarto posto, che ne assegna 6, per laurearsi campione per la 10ª volta. Domani la seconda tappa con altre 8 prove speciali, naturalmente di un campionato appassionante fino all'ultimo chilometro dell'ultima prova speciale. Passiamo al calcio, alla Lucchese, di scena domani sera, domani nel tardo pomeriggio alle 18:30 sul campo della Pistoiese. Lucchese ormai pronta per la disfida di Pistoia. Un altro derby incombe sulla strada dei rossoneri, che vanno ad affrontare il sesto nelle prime 9 giornate. Una delle tante occasioni di incrociare il proprio destino calcistico con quello di altre compagini del Granducato, presenti in modo massiccio con ben 10 squadre nel girone A di Serie C. Settimana tutto sommato tranquilla, almeno sul campo, in attesa di imminenti e auspicabili sviluppi societari, per Lopez e i suoi ragazzi, che hanno alternato il lavoro di avvicinamento alla gara del Melani tra Porte Elise e Acquedotto. E proprio ai nostri microfoni il 50enne tecnico rossonero ha già avuto modo di evidenziare e ribadire le difficoltà del match sul campo degli arancioni e di non fidarsi assolutamente dello 0-3 incassato dalla Pistoiese al Gorgonzola con la Gian Erminio. Dall'infermeria giungono intanto notizie poco confortanti sul conto di Mingazzini e Del Sante, che lamentano i soliti acciacchi e che non sono al top. Pertanto è probabile che Lopez vari una Lucchese vicina, se non fotocopia, di quella che ha fermato il quotatissimo Pisa. Dunque, rossoneri in campo con Albertoni tra i pali, Specie, Capuano e Baroni in difesa, Tavanti, Arrigoni, Damiani, Nolè, Cecchini in mediana, Fanucchi e De Vena in attacco. Il pallone racconta che a Pistoia si giocherà la sfida numero 29 nei confronti tra arancioni e rossoneri, coi primi in largo vantaggio. L'ultima volta però era l'8 aprile scorso, finì in parità 1-1, fu la Lucchese in completo nero a portarsi in vantaggio al 24esimo del primo tempo, con una chirurgica conclusione di Cecchini da 25 metri, curiosamente di destro per il forte laterale di Lopez. La reazione della Pistoiese, all'epoca guidata da Zori, si concretizzò nella ripresa e portò al pareggio di Rovini. Azione davvero molto bella dell'attaccante maglia arancione, che si liberò con assoluta maestria e di mancino lui trafisse nobile. È stata presentata questa mattina la nuova rivista Gazzetta Lucchese, l'edizione mensile cartacea con approfondimenti sul calcio rossonero e su tutto lo sport cittadino. 36 pagine interamente a colori con contenuti esclusivi ed inediti per un progetto editoriale nato con lo scopo di dar voce e ulteriore spazio non solo alla Lucchese Libertas ma anche alle diverse realtà sportive locali. Insieme al direttore responsabile Fabrizio Vincenti collaborano alla rivista Duccio Bardini, Diego Checchi, Alessandro Lazzarini, Emanuela Loguzzo e Simone Pellico, che cura anche il progetto grafico. Le immagini fotografiche che si trovano all'interno della rivista sono invece di Maurizio Silva e di Foto Alcide. Turno casalingo per il Castelnuovo, siamo in eccellenza, che domani ore 15 al Nardini ospita il Gambassi. Turno sulla carta non proibitivo per i gialloblu, che però sono in piena emergenza. Micchi dovrà infatti fare a meno di diversi elementi cardine. Innanzitutto non sarà della partita il bomber Gabriele Gori, infortunatosi domenica scorsa ad Avenza. Problemi anche per i fuori quota, visto che si profila il forfè del difensore da Prato, classe 98. Fuori anche il portiere Satti, che sarà rilevato da Maionchi, e lo stesso Casci, altro fuori quota, ancora non è disponibile. Insomma, grossi problemi per il tecnico garfagnino, che tuttavia si aspetta una bella reazione dei suoi dopo l'opaca prestazione di Avenza. La terza categoria, seconda giornata di andata, vediamo i risultati cominciando dal girone A. Porcari Retignano 2-1, Atletico Viareggio Azzurra 4-0, Montuolo Nave Atletico Marginone 3-1, San Macario Piano di Conca 1-0, San Salvatore Monte Carlo Sporting Viareggio 0-2, Spianate Montagna Seravezzina 2-1, Sporting Forte dei Marmi Don Bosco Mazzola 3-1. Ci sono 4 squadre al comando, a punteggio pieno sono Montuolo Nave, Sporting Viareggio, Porcari e San Macario. Girone B.
Filecchio Coreglia 2-0, Morianese Borgo Amozzano 1-4, Sacro Cuore Castiglione 4-1, Sant'Anna Fornaci 1-1, San Vitese San Lorenzo 5-1, Vagli Segrominio 2-0, Virtus Roburg Gallicano 2-7. Anche qui 4 squadre al comando a punteggio pieno con 6 punti, Filecchio, Borgo Amozzano, Vagli e Sacro Cuore. Per questi risultati ringraziamo Vincenzo Passini e Roy Lepore. Siamo al basket, trasferta molto dura, davvero molto dura per il Jesan Lemura Lucca, che oltretutto sarà privo anche della sua pivot, l'ucraina Udo Dienko. Dopo la bella e netta affermazione casalinga su Battipaglia, Jesan Lemura, campione d'Italia, fa visita alla Saches Mapei Napoli. Le biancorosse si presenteranno di fronte alla grande ex Gillian Harmo, MPV dello scorso campionato, prive però di Taisia Udodienko, l'ucraina, infortunata alla caviglia, ma con la consapevolezza di avere al proprio arco le frecce giuste per ben figurare sul parquet del Caravita. La formazione campana, allenata dall'esperto coach Nino Molino, può contare, oltre all'Alex Luca Gillian Harmon, su un pacchetto stranieri di prim'ordine, dove a caratteri cubitali fa bella mossa il nome del centro Stephanie Dolson, nazionale americana che però, salvo sorprese, non dovrebbe essere a sua volta della partita. Ma Napoli può contare anche su Jackie Gemelos, temibile guardia greca, capace di fare punti sia dall'arco che in penetrazione, e sull'ala slovacca Sofia Urashkova, la più giovane del gruppo. Anche il gruppo delle italiane però è di buon livello, con Cinili a garantire d'utilità difensiva e esperienza a punti, per lei 12 nell'ultima gara persa contro Venezia. Pastore, playmaker, classe 86, al quinto anno a Napoli, e Dacic, centro di 198 cm, un fattore a rimbalzo sia difensivo che offensivo. Completano il gruppo partenopeo l'ex biancorossa Nene Diene, Beatrice Carta, Di Battista e la giovane De Cassan. A presentare la partita il vice coach lucchese Giulio Bernabei. Sarà una partita impegnativa perché affrontiamo un'ottima squadra, soprattutto a livello offensivo, che ha grandi individualità. Mi riferisco soprattutto a Harmon e Gemelos, ma anche Dacic può fare male col piazzato dei 4 metri. Noi dobbiamo sopperire, aggiunge appunto Bernabei, all'assenza di una giocatrice importante come Udodienko, e quindi quelle che scenderanno sul parquet dovranno dare più del 100% se vogliamo tornare dalla Campania con i 2 punti. Ancora basket, battesimo casalingo per la Genova Centro Mini Basket Lucca al Palasport. Domani alle 18 scenderà in campo la squadra di piazza per giocarsi la seconda di campionato contro il Val di Sieve. Dopo il successo ottenuto in trasferta nella prima di campionato, la Genova prova a fare il bis contro una squadra che lo scorso anno si è piazzata al 10° posto a 10 punti dalla squadra lucchese. E ancora basket, però dopo la C Gold, quello di promozione, il Cefa Castelnuovo vince ancora, bis della squadra allenata da Michele Rocchiccioli, che dopo il successo di Ponsacco ha superato nettamente l'Audax Pistoia 66-30. Ed infine abbiamo aperto e chiudiamo con i motori venerdì di test collettivi a Monza in vista del prossimo weekend, quando sulla pista dell'autodromo Brianzolo si correrà l'ultima prova della Porsche Carrera Cup Italia. Molto bene Riccardo Pera, nonostante fosse al debutto sul prestigioso circuito, il 18enne di Mardia, che guida la classifica del campionato, ha fatto registrare il miglior tempo staccando di ben 6 decimi Drudi e di oltre un secondo il suo grande rivale, il varesino Alessio Rovera. E speriamo che anche per Riccardo questo sia foriero e auspicio di bei risultati. Bene, è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva di questa sera. Vi ringrazio per averci seguito fin qui. Dopo una breve pausa pubblicitaria, TG prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi la più cordiale. Buonasera.